Ma per me Cuneese la montagna è un qualcosa che c'è sempre stato. La montagna per me rappresenta veramente la protezione che sento sempre alle spalle. Io sono nata e mi hanno portata in montagna, quindi l'ho sempre data un po' per scontata. È luogo di passeggiate, sia tempo libero ma anche di ricerca. Perché camminare nelle montagne, camminare nel verde, camminare tra la tranquillità per una persona come me che tutti i giorni e nella città e nello stress mi libera veramente. Sono nato e cresciuto in un paese che è a 754 metri sul livello del mare. Questo cartello ha segnato la mia infanzia perché lo guardavo sempre dicendo: speriamo che nevichi. Ma la montagna per me è una scelta di vita perché ho avuto la fortuna di passare i primi 20 anni della mia vita in Valle Maira, gli ultimi 30 anni della mia vita in Valle Gesso, è profondamente legata alla mia esistenza, la montagna. Per me la montagna è tutto. Io vivo ovviamente in montagna, sono stato sindaco e sono tuttora sindaco di un comune montano. Ho fatto il presidente della comunità montana, sono presidente dell'Unione, quindi la montagna ce la vivo tutti i giorni. Per me la montagna è comunità ecosistemica, è comunità irriducibile, sostanzialmente è impegno. Tutto questo si traduce in un grande impegno personale, familiare, comunitario, politico. E questo è importante perché la montagna bisogna viverla. Rinascere, ritornare a vecchie, 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 ma tanto vecchie, belle avventure, ma mi fa sempre piacere ritornarci. Questi anni, soprattutto negli anni in cui stiamo uscendo dal Covid, si è visto che c'è un interesse pazzesco per la montagna, sia a livello turistico e in tanti casi proprio anche come scelta di vita. Se devo pensare alle montagne e nel tempo, non so, ho forse l'impressione che tutto sommato le montagne non sono cambiate molto. Di sicuro la montagna è anche tanta fatica per chi ci lavora, per chi ci abita e quindi richiede molta, molta attenzione e molto rispetto. Mai come in questo momento valorizzo le parole di Goethe, la montagna è maestra silenziosa di discepoli muti.